3. Al comando Raganella Jet, davanti a Rupert che è filtrato bene dalla seconda fila, è rimasto nei nastri Ray Dancer, c'è di fuori Red Bull Ducras che forse i tempi per andare al comando. Partenza un po' così, con Red Bull che insiste al largo di Raganella. Vediamo anche le scelte dei guidatori in corsa con Red Bull Ducras che prova a sfondare e ottiene, dopo il 16,5 di parziale, il via libera. Si muove Rio Bargall e mi sa che rimarrà di fuori. Frazione in 14,8, l'attacco di Rio Bargall con Willy Loder che ha lasciato la quarta posizione in corda e va a sollecitare il leader, il quale ovviamente riallunga. I due sono seguiti da Raganella. Rio Bargall ha dato la punta, 15,4 in frazione, ha completamente apparigliato il leader, adesso va in lunga pressione esterna, costringe Red Bull a riallungare e i due se le danno per almeno 150 metri. Si va agli 800 di gara, paletto in 15,1, recupera Raganella all'interno di Rio Bargall, lo stesso probabilmente farà Rupert condannandolo all'esterno. Si va verso il chilometro di gara, le posizioni sono queste, Red Bull Ducras al comando, la curva di sinistra in 16,2, Rio Bargall di fuori fra il battistrada e Raganella Jet, poi Rupert in coda, Regina OZ fuori corsa, Rain Dancer. Si viene davanti alle tribune, richiesto Rio Bargall da Lotterer, in controllo Red Bull Ducras che comunque mette giù un 15,2 intermedio che è più che dignitoso per la categoria e per il centrale. Si va così agli ultimi 600 metri, posizioni che non sono cambiate, situazione statica, ancora frazione in 15,3 per il leader, 30,5 di quarto intermedio, Rupert si posiziona di fuori e adesso va addirittura in terza ruota in progressione, mentre riallunga al comando per quello che può ancora dare Red Bull Ducras e cala anche Raganella Jet. Paletto in 15,1, Rupert va all'attacco di Red Bull Ducras all'ultima curva, i due si staccano, poi viene anche Regina OZ, Red Bull viene scuffiato a metà ultima curva da Nando Bisaccane, riguadagna 1,5 di margine a Rupert che si riorganizza, 15,3 la frazione, nel tratto conclusivo Red Bull Ducras in vantaggio comodo e chiaro per venire a vincere davanti a Rupert e a Regina Oz, 1,17 secco la media del vincitore del chilometro. Red Bull Ducras con Nando Pisacane che raddoppia da guidatore, stavolta è anche l'allenatore del figlio di Varenne in proprietà della scuderia Grotta Gigante.